Allora, buonasera a tutti quanti. No, non ci sta bisogno. L'unica cosa che mi sento di dire di Arcidiacono, senza andare a citare i numeri dei gol che ha fatto in carriera, perché insomma tanto li avete visti tutti quanti, è che ci siamo tolti un grosso peso prendendo Arcidiacono, perché visto che ogni volta che ha giocato contro di noi ha sempre fatto fatiche quando non ha fatto gol, e allora almeno per questo motivo qua insomma abbiamo fatto un grande acquisto. Scherzi a parte, credo che possiamo cominciare dando la parola. E chi vogliamo cominciare? Il direttore generale, l'apertura. Ogni volta tocca a me, buonasera, ben trovati. Se volete farmi delle domande direttamente perché io non sapevo sinceramente che dirvi, tranne che siamo felici di aver preso Biccio, giusto? Sì, sì. Biccio, il soprannome di Pietro, e siamo felici che ha accettato subito di voler venire a giocare per Foggia. C'erano altre società che lo cercavano, ma lui con tutta sincerità ha cercato il più possibile di rinunciare a qualcosa per venire a giocare insieme a noi. Tutto qua. Ecco il bilancio da parte della società su questo mercato che si è concluso da 2 giorni. Il bilancio è più che positivo, perché facendo seguito a quelli che erano già gli acquisti fatti con Vacca, con Chirico, gli ultimi proprio, penso che con l'arrivo di Arcidiacono abbiamo chiuso il cerchio. Molti si aspettavano forse l'arrivo di un'altra punta, però noi abbiamo sempre il capo cannoniere tra le nostre file, quindi stiamo bene così. Che Foggia esce da questo mercato? Più forte? Più forte, sicuramente. L'obiettivo adesso è cercare di... È sempre quello. Arrivare in alto. Sempre, il più possibile. Ma non adesso, anche l'ultima di giornata di Agonarci farebbe stare bene stare lì. Non è che dobbiamo starci sin da dove, però sin d'ora è già un sogno, però se ci siamo il giorno 8, è meglio ancora, 8 maggio. L'ultimo arriva giorno. Con qualche mese di ritardo forse Arcidiacono. Arriva con qualche mese di ritardo perché era stato già visto e seguito dal direttore sportivo nel mese di... e poi non è stato più possibile farlo, però ci abbiamo continuato a credere, quindi l'abbiamo preso. Non ho altro da aggiungere, personalmente, se non sono il direttore sportivo. Sì, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Arcidiacono è un giocatore che ho già conosciuto in passato. Ci tengo a sottolineare che in questi 2 anni è stato un obiettivo mai raggiunto e finalmente si è consacrato in questo finale di mercato. Giocatore che conoscevo perché per una breve parentesi fatta a Sorrento come consulente di mercato, quindi ho avuto modo di conoscerlo. Oggi lo ritrovo più maturo rispetto allora perché era giovanissimo. Giocatore di grande prospettiva, infatti veniva fuori dall'Empoli che l'aveva appoggiato inizialmente al Monza, se non mi sbaglio, poi ci è ritornato, ha fatto qualche partita, quindi ci si aspettava molto di più. Sicuramente il fatto di essere di non aver fatto delle stagioni esaltanti ed essere scesi in Serie B per lui è stato un motivo anche di crescita maggiore, perché nel momento in cui, visto che i professionisti non riuscivano, l'ambito professionistico non riusciva a dargli quelle soddisfazioni che lui inizialmente si aspettava, toccando tra virgolette il fondo per le sue aspettative, secondo me è venuto fuori un giocatore completamente rinato, un giocatore che, come ho detto prima, avevo seguito già ai tempi dell'Empoli, ed oggi dico potrà dare veramente delle grosse soddisfazioni, e noi ci auguriamo che le possa dare al popolo foggiano, perché veramente è dotato di mezzi importanti. Si va ad unire ad un gruppo di attaccanti bravi, forti, sui quali abbiamo puntato all'inizio di stagione, e sono più che convinto che ci darà un grosso apporto.
Prima che mi arriva qualche domanda sul discorso attaccante, faccio subito vi dico il mio pensiero, che è una domanda che sarà fatta da tutti voi. Discorso attaccante centrale, attaccante esterno: perché abbiamo preso l'esterno, non abbiamo preso l'attaccante centrale? Sicuramente ci sono stati degli obiettivi, io sono stato sempre molto chiaro: o si andava su un attaccante che poteva in qualche maniera darci qualcosa di importante, oppure avremmo fatto comunque una scelta su un giocatore di spessore. Per noi Arcidiacono rappresenta un giocatore di spessore, e quindi penso che vada bene così. Da questo punto di vista, ascoltati il mister, ma credo che vi siate confrontati. Quando l'avete cercato non c'erano le ferme che ci sono adesso. Quindi, vabbè, Iannello è stato una prima volta, il rientro di Viola tutti ce lo auspichiamo, è chiaro, probabilmente ha pensato anche all'impiego di Arcidiacono in una posizione diversa da quella in esterno. A lui è un giocatore veramente molto duttile, come lo sono anche gli altri calciatori che abbiamo. Quindi penso che in questo finale, a 4 mesi dalla fine del campionato, quante più frecce puoi avere nel tuo arco, nella tua parete, diciamo, alla fine penso che sia importante, e quindi sono convinto che, a prescindere dalla punta o esterno centrale e la duttilità che hanno tutti questi attaccanti, tutti serviranno alla causa. Prego, la domanda che volevo fare ad Arcidiacono era: il direttore ha parlato di duttilità, e tra l'altro io ti ho seguito spesso, soprattutto nelle partite in cui hai avuto l'occasione di giocare qui allo Zaccheria, hai sempre fatto delle grosse partite. Tra l'altro l'anno scorso ci hai dato anche qualche dispiacere, quindi fermo restando quindi le tue qualità, dove credi che sia la posizione nella quale riesci a dare il meglio di te stesso? Buonasera a tutti. Niente, io nasco un esterno d'attacco alto, penso che lì sia il mio ruolo preciso, però l'anno scorso ho fatto pure la punta centrale, ho giocato anche a destra, quindi poi col gioco del mister non ci sono punti di riferimento, quindi va bene da basso, gioco davanti, va bene da tutte e tre le parti. Perché Foggia? Come fai a dire no al Foggia? È una piazza importante, poi la società molto importante, devo dire grazie al presidente, a chi sta vicino, al direttore, al mister, che hanno creduto in me. E poi niente, te lo ripeto, avevo anche qualche altra squadra che mi ha chiamato, ma appena ho sentito Foggia ho chiesto al mio agente di chiudere tutte le trattative e di caricare la macchina e venire a Foggia, perché ti ripeto, non vuoi dire no al Foggia. Il mister ha parlato? Che cosa ha chiesto? Niente, il mister mi ha chiesto di stare tranquillo, di allenarmi e di cominciare a capire come funziona, e poi mi ha detto: il lavoro paga, impegnati e i risultati verranno. Poi mi ha detto: dammi una mano. Ho detto: mister, io do una mano a lei, lei mi dà una mano a me, per l'obiettivo che ci siamo posti. Che idea ti sei fatto del Foggia giocando nello stesso girone poi? Ho parlato con i ragazzi, cioè giocare contro il Foggia, insomma, adesso forse voi non potete capire cosa si prova, perché si corre a vuoto, perché quello che ho visto questi 2 giorni, che qua si va forte, si lavora sodo, e niente, sono contento della scelta che ho fatto. E del campionato, che idea ti sei fatto della corsa al vertice? Il campionato è un campionato tosto, perché ci sono, non è, secondo me, anche piuttosto dell'anno scorso, è più pesante, perché le squadre che stanno giù sono, nel senso, sono delle corazzate abbastanza forti, perché l'anno scorso andavi a giocare, ti posso dire, squadre di classifica molto bassa, e riuscivi a vincere con più facilità, invece quest'anno no, poi rischi di andare a Ischia e perdere, ad Andria e perdere, perché le squadre sono più forti quest'anno. E quelle affrontate tutte da avversarie, più o meno le forze in campo quali sono secondo te, chi può essere la rivale più accreditata?
il Lecce è una squadra di categoria, quindi secondo me darà fastidio fino all'ultimo. E poi c'è il Benevento che ha un buon gioco. Però se sono scelto in Foggia perché penso che Foggia sia la migliore. Senti, le tue condizioni, tu hai giocato praticamente fino alla domenica scorsa, se non sbaglio, quindi sei pronto? No, la domenica scorsa non ho giocato in casa, okay. Ho Catanzaro. Ho giocato fino a quella prima col Melfi e niente, mi sono allenato, però non mi sono allenato proprio con la squadra, sono stato un po' messo da parte, però io la penso che anche se stai 2 o 3 giorni fermo, se poi ci metti la testa e il cuore, la prestazione, nel senso, la tiri fuori lo stesso. Nel tridente di De Zerbi, in quale dei tre ruoli ti vedresti meglio, a sinistra, più a destra? Perché tu, se non sbaglio, sei destro come te. Sì, sì, no, mi vedrei meglio, come ho detto prima, a sinistra, perché gioco rientro e col mio piede. A piede invertito. Piede invertito, poi ripeto, se c'ha bisogno la squadra, so prima la squadra, poi il mister, che devo fare terzino, faccio pure il terzino, quello non è un problema. Senti, ricordo di Foggia, da avversario qual è? A parte il gol che hai fatto con Martino, un bel gol. Sì, sì, quello, sì, sì, è stato un ricordo bellissimo, poi era anche un derby per loro, vabbè, comunque. No, io ti ripeto, la cosa che ricordo di Foggia è che abbiamo corso a vuoto per 90 minuti. E invece ricordo che ho avuto quando sono venuto a Foggia, vedere lo stadio, vedere, mi sa che ce n'erano 10-12 mila persone, non mi era mai capitato, quindi mi è rimasta impressa questa cosa. Capiterà spesso adesso. Speriamo di vederla spesso. Benvenuto e in bocca al lupo, sono Raffaele Fiorella, Gazzetta del Mezzogiorno. Grazie. Volevo chiederti come è maturata quindi questa decisione da parte tua di lasciare la Juve Stabia, se avevi voglia di misurarti con una squadra che ha un obiettivo più importante. Sì, è normale che uno tende sempre a migliorare, no? Poi la Juve Stabia lì avevo deciso di, se c'è la possibilità di andare in una grande squadra, di andare via, e ti ripeto, ha chiamato il Foggia e ho corso subito dal presidente e gli ho detto se mi poteva lasciare, perché per me avere una chance così a 20, ora faccio 28 anni, è un treno importante per me, è un capo operativo, quindi sono andato lì e gli ho detto se potevo andare. Dato che interessate anche altre squadre di alto profilo del campionato, ha inciso anche la volontà della società di preferire Foggia come destinazione o più la tua volontà o soltanto la tua volontà? No, io sinceramente non lo so se poi la società preferiva mandarmi a Foggia o a Benevento, però una volta che io avevo chiesto al mio procuratore della società che se c'era Foggia voleva andare a Foggia, poi questo non lo so, ma ti dico, io ero e sono convintissimo, ho fatto secondo me la scelta migliore. Poi se la società, non lo so, mi vuole mandare qua o a Benevento, questo non lo so, io ho spesso solo di andare a Foggia, basta. Come ti presenteresti come caratteristiche di attaccante? Quali sono i tuoi punti Diciamo, mi piace, cioè, uno contro uno, saltare l'uomo, mettere qualche palla filtrante, procurare rigori, fare assist, sono un giocatore così. Poi ripeto, se c'è da fare una punta, rispondo la faccio, non è che non mi dire niente. Di tiri di gol. Sì, l'anno scorso l'ho tirati. L'anno scorso l'ho tirati e ringraziando il Signore ho fatto sempre gol. Speriamo che pure quest'anno, perché ho visto che ultimamente. 4 su 6. Sì, sì, l'ultimo l'avete dato domenica, ovviamente. Però sto iniziando la partita, la ragione. È una storia lunga, un giorno vi racconterò adesso. Non si può raccontare. No, un giorno se ci sarà la possibilità. Che è lunga. È un po' lunga. Allora adesso è diventato come mio nome. Con la P, Bicio. Sì, Bicio, sì, adesso, ma anche a casa, i parenti, tutti, ormai mi chiamano Bicio tutti quanti. Infatti mi sento strano quando mi chiamano Pietro. Per noi va bene la B, insomma. B, bravo, visto? Il B c'è il B. Di chi è arrivato con la cresta? Con la cresta cosa farai? Morrà in testa? Tempo al tempo. Tempo al tempo, dai. Senti, può essere questo un salto anche per la tua carriera, un salto più importante, comunque è stato un picco, poi è stata una discesa, diciamo, per la vita. Sì, io spero che questo sia l'anno
però è importante per me e per il Foggia, perché ti ripeto, lo sappiamo tutti, se dovesse andare come vogliamo è normale che si cambia soprattutto anche come uomini, come reputazione, no? Che, io penso sia l'anno importante e niente, speriamo che si vivano tutti. Ma nella tua carriera hai già vissuto qualche promozione? No, mi do un playoff a Cosenza. Però era l'anno della D. Sì, è stata una bella cosa. Allora ripeto, devo ancora venire. Sì, devo ancora venire. Come è andato l'inserimento, il fatto di questi primi giochi? No, uno spettacolo, si può dire, uno spettacolo proprio, a parte che conoscevo 3-4 ragazzi, però i ragazzi subito si sono messi a disposizione, si sono messi tutti a disposizione, proprio alla grande, proprio, non potevo trovare meglio. Chi conoscevi? Conoscevo Roberto Di Giosa. Sorrento. Sì, a Sorrento, il capitano pure. A Sorrento. Poi vabbè, Antonio, ho avuto una parentesi a Benevento, Antonio poi sono andato via, sì, sono andato via. Poi dice, Angelo Benciglenga che stava a settore Gianni da Empoli, ma conoscevo loro. La concorrenza non ti ha spaventato? No, ma io nel senso, sono stato chiaro, no? Nel senso, a me non mi importa chi c'è davanti, io l'unica cosa che l'obiettivo mio, e che ho detto anche al mister, se c'è da giocare una partita, gioca una partita, se c'è da fare 5 minuti, entro 5 minuti non è importante chi c'è davanti, l'importante è il risultato e rendersi utile per la squadra, poi se uno gioca di più o di meno. No, ma questa non è una cosa. Se arriva a gennaio purtroppo è così. Sì, infatti, l'unica cosa è se abbiamo un obiettivo, pure il terzo portiere che ti faccio un esempio, che non gioca mai, però deve stare sempre sul pezzo, quindi questa cosa è stata l'ultima cosa che ho pensato, non mi toccava, no? Per il direttore sportivo, quanto è stato importante in questo mercato di gennaio puntare su giocatori anche con caratteristiche caratteriali particolari? Ecco, questo è un argomento che volevo toccare. La scelta di prendere dei giocatori con determinate caratteristiche, non solo caratteristiche tecniche, ma anche caratteriali. Io penso che con mettendo dentro Lanzaro, un giocatore d'esperienza, ma un caratteriale, Vacca è un caratteriale. Pietro Scigliano non lo vedete così tranquillo, ma è un caratteriale che non ha paura di nulla. Chirico è un giocatore che comunque di spessore, penso che l'obiettivo sia stato proprio quello di migliorarci da questo punto di vista. Non è che prima eravamo scadenti da questo punto di vista, assolutamente. C'era la voglia di crescere anche e giocarci le nostre chance fino alla fine nel modo migliore, ecco perché poi la scelta di andare sempre su alla base di tutto degli uomini e poi giocatori tecnici e ancora di più caratteriali. Senti, sarà una partita speciale per te quando verrai a Catania? Sì, sarà una partita speciale. Io sono di Catania, sono andato in un quartiere di Catania, quindi dove c'è proprio il tifo, dove c'è proprio la curva, quindi per me sarà una partita molto speciale, perché nel senso sono un tifoso del Catania, non mi nascondo, quindi sarà una partita speciale. L'unica cosa è che giochiamo in casa e non abbiamo la possibilità di giocare là, perché avete giocato voi e io se andavo con l'aereo stadio ci andavo, però niente, sono più contento alla fine perché firmo la Foggia, quindi meglio ancora, così ci sarà più pubblico e la sentirò di meno, se no ma dovevo prendere penso 500-600 biglietti per fare la Foggia, quindi è meglio. Senti, hai qualche rimpianto per la tua carriera, per come si è sviluppata finora? Poteva andare meglio e che rappresenta questa tappa insomma in prospettiva? Sì, poteva andare meglio perché è normale. Quando è uscito un settore giovanile e solo a 17-18 anni fai 30 partite in C, quindi poi sono tornato in B, allora è normale, però
ti ripeto, non ho, perché ripeto, ce l'ho però in passato, l'ho buttato alle spalle, ho fatto questa scelta perché credo che sia un treno molto importante per me e vorrei parlare, se mi fai qualche domanda, del presente e del futuro, io ti posso rispondere bene, che spero sia rosso nero più tempo possibile. Posto? Un anno e mezzo. Giugno 2017. Va bene? Per chiudere, grazie. Per sapere, Perfi, che può esserci all'inizio, che ti aspetti? No, io mi sto lavorando, mi sto applicando molto perché qua c'è un gioco totalmente diverso da quello che facciamo noi, quindi mi metterò a disposizione del mister, poi ho detto se mi metterà subito bene il massimo, se mi metterà 5 minuti, 10 minuti, però il massimo ancora di più. Nel senso non perché non lo darò, ma perché ci saranno 5 minuti, quindi sarò 5 minuti carico una mano.